Ho chiesto su Facebook 2 giorni fa questa domanda posta sotto forma di sondaggio: è giusto mangiare gli animali? Ho avuto 122 commenti con posizioni diverse, posizioni che variano tra il sì e il no, con varie spiegazioni. Sono stato abbastanza sorpreso di leggere quanto le persone si preoccupino per i vegetali e non si preoccupino apparentemente per gli animali, e sono stato anche deluso dal desiderio di deviare il discorso verso altri temi che non erano direttamente legati alla domanda. Per enfatizzare quello che sto spiegando qua, cioè le torture che noi infliggiamo a 70 miliardi di animali ogni anno, vi prego di seguire insieme a me questo articolo scritto da Vittoria Salvo. Linkerò l'articolo nella descrizione di questo video. E il tema di questo articolo sono le testimonianze dei lavoratori dei mattatoi. Un lavoro che non vuole fare nessuno, un lavoro che le persone che hanno risposto al mio post non fanno, nessuna di loro le conosco, un lavoro che sembra quasi che non faccia proprio nessuno, che questa carne piova dal cielo per magia, mentre sappiamo bene che in realtà dietro c'era una vita, una famiglia di animali maltrattati spesso e poi uccisi, anche se non maltrattati, uccisi. Scozzano la gola, sangue esce, questo urla da matti e poi muore. Il titolo di questo articolo, seguiamolo insieme, uccidere per lavoro. Ecco cosa succede a chi lavora nei macelli. Perché noi quando compriamo quella roba siamo responsabili, siamo i mandanti di questo e non solo uccidiamo l'animale, ma generiamo degli stress insostenibili nelle persone che magari per difficoltà particolari nella loro vita a livello economico, sono costrette ad accettare un lavoro qualsiasi e quindi anche quello di lavorare nel macello. Allora, lavorare in un macello, molti psichiatri hanno condotto studi che testimoniano le dure implicazioni psicologiche e sociali tra disturbi da stress post-traumatico e inibizione dell'empatia. Cioè vuol dire che queste persone, lavorando in posti dove la violenza è normale, sono costrette a spegnere i loro recettori della violenza, i loro recettori dell'empatia e quindi subiscono dei danni a livello umano enormi, enormi. E leggo così un po' a macchie qua e là per trarre le parti più forti dell'articolo. Questa è realtà, eh? Questa è realtà. Allora, contrapponiamo questa realtà a un commento facile, facile, del tipo: un ragazzo qua risponde alla mia domanda, è giusto mangiare gli animali? Un ragazzo risponde: è giusto mangiare i vegetali? Cioè lui paragona con questa sua risposta il togliere una carota dal terreno e addentarlo, oppure staccare una mela dall'albero e addentarla, la paragona al tagliare una gola di un animale, un vitello magari, di centinaia di chili. Lui la paragona così e poi è scomparso, non ha più risposto. Così. Un altro ragazzo risponde: gli animali mangerebbero noi. E io gli ho risposto: ma scusa, ma gli animali che le persone mangiano sono erbivori. E ovviamente lui è scomparso, perché cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire dopo? Però lanciano la battutina. Allora, si risponde, questo volevo fare in questo rimbalzo tra l'articolo e i post e i commenti. Si risponde a un problema atroce, atroce, con la battutina. Capite che problema enorme abbiamo? Oppure arrivano esperti che tirano dentro il fatto che in alcune popolazioni i nomadi tribù di quelle popolazioni che mangiano solo carne fanno da guardia al bosco. Cioè, ma siamo
Sì, ma è una virgola, ma cosa c'entra? È una virgola. Qui parliamo di 70 miliardi di bestie uccise ogni anno. Non parliamo della popolazione del Nepal o di un'altra popolazione o del deserto. Cosa c'entra? Non ci nascondiamo dietro un dito. Andiamo avanti con l'articolo. Ah, poi mi viene in mente adesso una persona che ha scritto che mangiare pesce è giusto perché gliel'ha detto un Santone in India. Io ho letto delle risposte che proprio fanno vedere che la mente umana non vuole andare nella verità, non ci vuole andare. Oppure un'altra persona ha scritto che dei nonni potrebbero insegnarci a uccidere eticamente l'animale. Avrebbero molto da insegnarci, ma come si fa a uccidere eticamente? Ma poi cosa c'entra il nonno? Quindi siccome, vedi, cioè, cerca questa persona di creare un contesto, il nonno, questo buono che ci aiuta, ci dà da mangiare, ha portato avanti la nostra famiglia, il nonno. Non c'entra un cazzo se è il nonno o è il mio vicino di casa. Quello che succede a fine giornata è che l'animale gli taglia la gola, hai capito? Non cambiare discorso. Allora, andiamo all'articolo. Gli animali non sono le uniche vittime dell'industria della carne, anche gli operai vivono dentro un incubo ai margini della realtà. Nessuno di voi, nemmeno io ovviamente, si sognerebbe di andare a fare quel lavoro. Qualcuno lo deve fare, eh? Se vuoi il panino col prosciuttino da mangiare con gli amichetti quando fai il giretto, quello era un maiale, qualcuno l'ha dovuto ammazzare in condizioni lavorative ingestibili, però quando lo compri, perché non pensi anche a questo, oltre all'animale? Pensa anche a quel povero Cristo che deve lavorare lì, perché lui lavora lì per colpa tua. Se noi cambiamo i consumi, cambiano le industrie, quella roba finisce, quella persona trova un lavoro in un'altra industria e non è costretta a vivere quella vita di merda che deve fare. Ecco. Chi lavora nei macelli è facilmente incline a soffrire di disturbi da stress post-traumatico, PTSD. Qui gli psicologi che si sono scatenati nelle risposte sotto potrebbero farsi un attimo un esame di coscienza anche rispetto a quello di cui hanno parlato sotto loro, a causa delle azioni violente perpetrate a discapito di altri esseri viventi. È chiaro, è chiaro, è chiaro. Allora, questa è la testimonianza di un ex dipendente di un mattatoio, tale Virgil Butler, scritto, poi vi linko l'articolo, perciò lo potete ritrovare. Certe volte si presentano strani pensieri nella tua testa. Sei solo, tu con i polli morenti. Dalla natura barbarica dei tuoi comportamenti nascono sentimenti surreali. Amici, voi che avete risposto con le battutine, ascoltate qui, ma vi prego, io non ho la pretesa di mettermi sopra di voi, di mettermi sotto, di mettermi di lato, non me ne frega un cazzo. Io voglio che smettiamo di uccidere 70 miliardi all'anno, ma nemmeno uno di animali all'anno. Neanche uno dobbiamo uccidere. Questo è il mio desiderio, come il desiderio di altri attivisti. E anche di sfruttarli, quindi nemmeno uova, latticini, perché poi comunque l'industria è sempre un'industria violenta e che alla fine uccide, perciò uccide i maschi di quelle specie e tutto il resto. Ecco, questo Virgil dice: stai uccidendo migliaia di uccelli indifesi. Sei un killer. Queste sono parole sue. Questo ha lavorato anni, immagino, nei mattatoi. Un mattatoio, ex operaio di un mattatoio di polli in Arkansas, deceduto nel 2006, rimasto fortemente segnato dall'esperienza del mattatoio, dedicatosi poi all'attivismo per gli animali. Cioè si è convertito e ce l'ha fatta perché lui ha dovuto guardare lì dentro. Quando vai al supermercato non ci pensi a queste cose, non ci vuoi pensare, invece lui è stato obbligato perché era lì tutti i giorni e quindi ha fatto il passo di connessione rispetto a quella disconnessione che viene chiamata dissonanza cognitiva, che vuol dire accarezzare il cagnolino sul divano mentre mangi il panino, l'hot dog o il sandwich, hamburger con dentro la carne. Mangi la bistecca, con una mano carezzi il cagnolino e il gattino e con l'altra mangi la bistecca, perché fai specismo sia tra l'essere umano e gli animali che anche tra animali e animali.
Quindi il gatto sì, il cane sì, il vitello no, il gallo, la gallina no. Vabbè, stress post-traumatico, psichiatrici hanno indagato tanti casi. È uno stress post-traumatico che può sfociare in disturbi simili a quelli che sono ritrovati nei bambini soldato costretti a una situazione di conflitto in cui devono commettere orribili atti di violenza. Una persona ha studiato i veterani di combattimento dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Questi casi sono accumulati dall'atto dell'omicidio che ha causato nelle diverse circostanze reazioni simili, contraddistinte da ansia, panico, depressione, abuso di droghe e alcol, aumento della paranoia, senso di disintegrazione. A te che mi scrivi il commento dove ridacchi, io senza il mio panino al prosciutto non so stare, e il tuo amico ti mette il like, e ridete. Leggi la realtà è così. Il tuo panino al prosciutto ha fatto questo, sei il colpevole. Io anche ero colpevole anch'io. Non sono migliore, siamo uguali, siamo colpevoli. Solo che io ho smesso e te continui, ancora continui. Ma parliamo, non siamo qui a accusare, siamo qui a conoscere insieme, a crescere insieme, a migliorarci e a permettere agli altri esseri viventi di vivere la vita magnifica che potrebbero vivere. Come possiamo noi? Dissociazione e amnesia. Ma vi rendete conto della gravità della situazione che creiamo con un ambiente come un mattatoio? La natura ripetitiva dell'esposizione al trauma come autore del reato porta ad una rottura nell'identità dell'individuo, che è una cosa gravissima, abominevole. Vado avanti. La comprensione dell'uomo è limitata, non si può immaginare, si può solo vivere in prima persona. Questo è un attivista che è stato all'interno dei macelli. Un'altra testimonianza riportata da Ed Van Winkle. In un libro racconta, questo era evidentemente un lavoratore dei mattatoi, parole sue: certi maiali in mattatoio mi vengono vicino e mi strofinano il muso contro, mi strofinano il muso contro, come fossero dei cuccioli. 2 minuti dopo li devo ammazzare a suon di sprangate. Questi maiali finiscono nella cisterna bollente e quando toccano l'acqua cominciano ad urlare e scalciare. A volte si agitano talmente tanto da schizzare l'acqua fuori dalla cisterna. Prima o poi muoiono affogati. Questi che gli andavano col musino di fianco, perché i maiali sono socievolissimi, intelligentissimi, intelligentissimi, hanno una famiglia. Curano i rapporti. C'è un braccio rotante che li spinge in basso, non hanno modo di uscire fuori. Non sono sicuro se muoiano, prima affogati o prima ustionati, ma ci mettono qualche minuto per smettere di dimenarsi. Adesso io vi fermo subito perché lo so che qualcuno di voi dirà: ma no, così non si può fare, bisogna ucciderli eticamente, bisogna stordirli e poi li si uccide. Ma parliamo sempre di assassinio, stiamo sempre uccidendo un essere vivente che non vuole morire, non vuole morire, ma neanche per scherzo. E allora perché mi rispondete con queste domande che sviano dal problema? Perché ridete? Poi perché amici di quelli che hanno scritto mettete il sorrisino, la faccina, o il like sotto il loro commento? Perché mi rispondete con canzoni? Fate comunella, anziché dire cazzo, questo è un problema. Magari ancora non smetto perché sono abituato, però ci penso. Cazzo, questa è la risposta di una persona sana, sana di mente,
sana di mente e sana di comunità, perché poi nel gruppo si crea una tendenza demoniaca, una tendenza orribile, si fa comunella, si crea il cameratismo, il vegano è un imbecille da trattare come un coglione e noi continuiamo a ridere e ci facciamo il nostro barbecue. Capite anche, io vi voglio anche far capire la prospettiva di un attivista come me e come tanti altri che si propone di diffondere consapevolezza, di portare le persone a pensare a questi argomenti, a sentire dentro quello che questo genera in loro. Per favore, cercate di esserci vicini. Noi non vogliamo metterci sopra, sotto, a destra, a sinistra, non è questo il punto. Il punto è, ascoltate, c'è un problema gigante, c'è un elefante nella stanza. Non mi venite a fare l'esempio del deserto o del Nepal o di quale cazzo altro posto su una montagna. Non mi fate questi esempi, non mi dite il nonno etico. Dov'è l'etica nell'assassinio? Non mi paragonate poi questo alle piante, anche perché gli animali si nutrono di piante nei loro mangimi, direttamente o indirettamente, ma nei mangimi industriali sempre, soia, eccetera, fra l'altro numero uno causa di disboscazione della foresta amazzonica. Mangimi comprati da tutto il mondo, provenienti da là e non solo. Gli animali mangiano più vegetali rispetto a quelli che noi potremmo mangiare direttamente, al posto di mangiare animali, che hanno mangiato i vegetali, per ottenere lo stesso apporto nutrizionale. Ripeto, ridico in maniera più semplice. Se io mangio una bistecca, è come se avessi mangiato 40 piatti di, se non di più, di riso, cereali, orzo, soia. Perché quei 40 piatti, se li ha mangiati l'animale, per portare avanti quella fettina sua di bistecca. Gli animali mangiano un casino, defecano un casino, fanno un sacco di gas, problemi poi che si ritrovano nell'atmosfera, nelle acque. Qualcuno ha parlato delle acque, ma cazzo, ma scusa, ma come fai a parlare delle acque se non parli degli animali? Le acque sono inquinate per la percentuale maggiore per gli allevamenti animali, mica per gli allevamenti dei vegetali, che poi sarebbero molti meno se le persone mangiassero direttamente vegetali. Qualche altro estratto dall'articolo. L'enorme quantità di esseri viventi che uccidi e di sangue che vedi, questo è un altro che ha lavorato in un mattatoio, dopo un po' arriva alla tua psiche. Ripeto, l'enorme quantità di esseri viventi che uccidi e di sangue che vedi, dopo un po' arriva alla tua psiche, soprattutto se non puoi semplicemente spegnere tutte le emozioni e trasformarti in uno zombie robotico della morte. Ti senti parte di una grande macchina di distruzione. Noi, pagando per la carne, ma anche le uova, i latticini, pesce e carne, noi siamo i colpevoli, noi. Non quello lì che poretto taglia le teste, non è per colpa sua, meno rispetto alla nostra. Poi c'è una questione sociale, una questione urbanistica. I mattatoi perché sono sempre messi fuori, lontano dalle città? Perché se le persone li avessero sott'occhi tutto il giorno, capirebbero, farebbero più facilmente la connessione e quel lavoro scomparirebbe, quell'ambito. O comunque anche perché intorno a quelle zone si crea una criminalità, un addensamento di criminalità, e questo è riportato in vari articoli scientifici validati, che è stranamente maggiore rispetto a quello che si genera in zone urbane normali, fra virgolette, perché per me di normale nelle zone urbane c'è poco ormai, però questo perché forse proprio per causa di quella insensibilizzazione necessaria che questi lavoratori devono attraversare per poter andare avanti. Di riflesso, anche chi lavora lì, appartiene ad un contesto sociale marginato, posto ai limiti della nostra vita, è diventato popolo di un mondo che tutti hanno ben cura di tenere lontano dalle loro menti. Le persone, quando faccio attivismo, spesso mi dicono: non voglio vedere, però vuoi mangiare. Com'è sta storia?
Non torna, cioè, capite? Non torna. Io, di nuovo, non sono qui per fare il figo, ma che cazzo me ne frega? Io non sono un figo, nessuno è un figo, nessuno è un figo. Che cazzo me ne frega? Non sono qui per questo. Sono qui per dare voce a questi poveri lavoratori e questi poveri animali, che non sarebbero poveri naturalmente, ma li rendiamo noi poveri. Questa persona continua, questo lavoratore, sei solo. Sai che sei diverso dalla maggior parte delle persone. Loro non hanno orribili visioni di morte nelle loro teste. Non hanno visto quello che hai visto tu e neppure lo vogliono sapere. Non ne vogliono sentire parlare. Se lo facessero, come farebbero a mangiare quel pezzo di pollo dopo? Oh, questo lo dice uno che lavora lì. È il processo di rimozione di cui parla Melanie Joy, libro suo Perché amiamo i cani, mangiamo i maiali e indossiamo le mucche, ve lo consiglio, grande lettura. Non si associa la carne con il cibo, vista come cibo, con l'animale da cui proviene. Killer di animali, eccetera. L'inibizione dell'empatia. Il contesto sociale in cui si vive e si lavora è strettamente legato all'attivazione e all'inibizione dell'empatia, un blocco diffuso dell'empatia e della compassione, frenando gli individui ad aiutare chi si trova in difficoltà, cioè le persone che lavorano lì non riescono più ad aiutare chi si trova in difficoltà. L'inferno, reprimere il rispetto nei confronti della vita, descrivendo nello specifico alcuni dei giochi che i lavoratori praticavano con le carcasse di animali morti. Uno di questi consisteva nell'estirpare le teste ai polli vivi per poi metterle sulle dita e usarle come pupazzi. Non puoi avere una coscienza forte, spiega, e uccidere creature viventi notte dopo notte. Questi lavoratori spesso lavorano di notte e comunque fanno i turni. Da queste analisi emerge chiaramente come i macelli siano realtà a sé stanti, fuori dalla realtà normale, nelle quali si attivano processi di normalizzazione della violenza. È chiaro, è chiaro. Sempre da uno di questi libri di questi ex lavoratori di Mattatoi, l'ultima citazione. Dicono che l'odore del sangue ti renda aggressivo ed è così. Con il tempo non ti importa più del dolore delle persone. Una volta ero molto attento ai problemi della gente, ero disposto ad ascoltare, ma dopo un po' diventi insensibile. Per forza, se no, impazzisci. Si crea quindi un circolo vizioso in cui è la stessa società a creare i presupposti per costruire un mondo meno empatico. Capite? Anche io l'ho vissuto su di me. Passando a un'alimentazione vegetale e a uno stile di vita cosiddetto vegan, che per me è una parola che suona male, in realtà è uno stile di vita che io definirei normale, sensibile, una persona sensibile che ha fatto 2 più 2 e ha detto io non voglio più sfruttare gli altri animali per vivere, o perlomeno voglio arrecare il meno danno possibile. Quindi, se indirettamente, come mi ha criticato un amico, mi ha detto perché te paghi l'affitto a uno che non è vegan, quindi sei colpevole. Capito? Però voglio dire, adesso se vogliamo arrivare fino a quel punto, va bene, pensiamo, parliamo, però arriviamo al possibile, ok? Piano piano poi facciamo anche il resto. Intanto togliamo l'elefante dalla stanza. È un vero sacrificio emotivo che chi lavora lì deve compiere ogni giorno. Vi lascio l'articolo linkato nella descrizione di questo video, ditemi cosa ne pensate, apriamo un dialogo. Di nuovo, il mio obiettivo è quello di sensibilizzarvi per portarvi a stare meglio, perché quando fate le connessioni state meglio e per evitare l'uccisione e la tortura di decine di miliardi di animali ogni anno. Buona giornata, grazie.